Tragedia a Punta Corvo, un turista di 51 anni muore annegato. Vogliono i soldi per comprare il biglietto del treno, giovane levantese aggredito nel centro della Spezia. Coronavirus, 23 nuovi casi e 2 ricoverati in più in ASL 5. Anche oggi alla Spezia i dati peggiori della regione. Lascia la Spezia anche il primario del pronto soccorso, continua la diaspora e alcuni devono ancora essere sostituiti. Immergersi alle Cinque Terre sperimentando l'incredibile, un video ed una brochure valorizzano gli itinerari subacquei da non perdere. Buonasera e benvenuti al TLS Giornale. Un uomo di 51 anni, originario di Perugia, è annegato questo pomeriggio a Punta Bianca. Purtroppo i soccorsi, allertati immediatamente dalla compagna dell'uomo, non appena si è accorta che lui non riusciva a rientrare a riva, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La tragedia è avvenuta intorno alle 15:30, quando la coppia è andata a fare il bagno. La donna, viste le onde alte, il mare mosso, è subito risalita a riva. L'uomo invece si era allontanato un po' di più e non ce l'ha fatta. Complicate a causa delle avverse condizioni meteo anche le operazioni di recupero del cadavere. Gli hanno chiesto i soldi per comprare il biglietto del treno e al suo rifiuto lo hanno picchiato e gli hanno rubato il cellulare. Aggressione avvenuta ieri notte in Piazza Europa alla Spezia ai danni di un 32enne. Sentiamo i dettagli nel servizio di Elena Voltolini. Avevano bisogno di soldi per comprare il biglietto del treno per andare a Roma e hanno provato a farseli consegnare da un giovane levantese. Prima con le buone, poi con una vera e propria aggressione. È accaduto ieri sera in Piazza Europa, dove un 32enne di Levanto, alla Spezia per trascorrere la serata con degli amici, stava prelevando un pacchetto di sigarette da un distributore automatico. Qui è stato accerchiato da 3 giovani stranieri, uno dei quali gli ha chiesto con insistenza dei soldi. Al suo rifiuto ha cominciato a spintonarlo con violenza, aiutato anche dagli altri 2, sino a farlo cadere a terra. Ripresosi dall'aggressione, il giovane levantese si è accorto che gli era stato anche sottratto il cellulare, ma nulla sono valse le richieste di restituzione fatte ai 3 aggressori. Fortunatamente un carabiniere di Sassari in vacanza alla Spezia ha visto tutto ed è intervenuto per sedare la lite, riuscendo anche a trattenere uno degli aggressori e chiamare i rinforzi. Sono quindi arrivate 2 pattuglie dell'arma che, nelle scalinate che conducono alla cattedrale, hanno fermato gli altri 2 aggressori. Grazie poi alla testimonianza di un residente che aveva assistito alla scena dalla finestra, è stato anche possibile recuperare il cellulare del 32enne che gli aggressori avevano abilmente nascosto. I 3 giovani stranieri di origine marocchine, 2 di 20 ed 1 di 18 anni, 2 residenti in provincia di Terni ed 1 in quella di Reggio Calabria, ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso, sono stati arrestati e sono ora nel carcere della Spezia a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Guardia Costiera della Spezia ha coordinato questa mattina le operazioni di soccorso per un uomo di 89 anni che era caduto mentre faceva una camminata sull'isola Palmaria e si era procurato una profonda ferita ad una mano. Nonostante le avverse condizioni meteo, la motovedetta della Guardia Costiera ha raggiunto l'isola ed imbarcato l'89enne e la moglie per condurli sino a Porto Venere. Da qui l'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale della Spezia. Vediamo il bollettino sui casi di coronavirus. Sono 23 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati nella ASL 5 nelle ultime 24 ore. Si tratta di 20 contatti di caso confermato, una persona rientrata da un viaggio all'estero e 2 segnalazioni dagli ospedali. I positivi residenti nella provincia spezzina salgono così a 157, ovvero 17 più di ieri. Aumentano anche le persone ricoverate, che ora sono 14, 2 più di ieri. Balzano le sorveglianze attive, che salgono a 486, 66 più di ieri.
Nel complesso della regione Liguria invece i nuovi casi sono 47 ed i positivi salgono a 1506, 38 più di ieri. Questo in virtù delle 9 persone guarite. In ospedale ci sono 30 persone e purtroppo una è in terapia intensiva. Il numero dei deceduti resta a quota 1571. Anche il primario del pronto soccorso e medicina d'urgenza lascia l'ospedale Spezzino. È solo l'ultimo in ordine di tempo e alcuni dei primari che se ne sono andati prima di lui non sono ancora stati sostituiti. Altra novità è l'affidamento ai privati del servizio di guardia medica notturna di ginecologia. Sono questi i temi della nota settimanale di Riccardo Sottanis. Ascoltiamolo. L'euforia per la meritatissima promozione in Serie A dello Spezia Calcio ha in un certo senso oscurato alcune notizie riguardanti la situazione sanitaria dell'ASL 5, quella dell'area spezzina. Ieri abbiamo appreso che il primario Marcello Zinelli, primario del pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale, lascerà l'incarico dal 1° di settembre per andare a dirigere lo stesso servizio nell'azienda ospedaliera di Parma, dove ha vinto il concorso. Una decisione personale dunque, un ritorno a casa visto che fino al 2015 aveva lavorato in quella struttura che ora andrà a dirigere. La cosa che preoccupa è che l'ospedale Spezzino perde ora un altro primario dopo la fuga di altri professionisti che si aggiungono a quelli andati in pensione e ancora non sostituiti. Nonostante siano già stati banditi i vari concorsi, i posti vacanti pesano sull'organizzazione dei servizi. In passato un primariato alla Spezia significava un traguardo professionale importante e quindi da conservare. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, chi aveva per concorso abbandona l'incarico cercando altre sedi, anche in prova. Neppure le bellezze e la qualità della vita di un territorio ambito da tutti esercita evidentemente quel fascino che fa passare in secondo piano altri problemi. Tutto questo ha certamente riflessi sul funzionamento dei servizi. Alla fuga dei primari, cui è necessario cercare soluzioni, si aggiunge ora l'appalto di servizi importanti ai privati. La guardia medica notturna in ospedale del reparto di ostetricia e ginecologia sarà affidato all'esterno per mancanza di personale. Lunedì 31 agosto scadrà l'avviso pubblico per partecipare alla gara e svolgere quel servizio che l'AS dice di non poter garantire non trovando ginecologi disposti a lavorare in ASL. Oggi lo si garantisce pagando medici a gettone. Possibile, ci domandiamo, che chi già svolge questo lavoro pagato a gettone rifiuti un'assunzione all'ASL? Appaltare il servizio, secondo noi, è il preludio all'arrivo dei privati, semplicemente. Sulla Liguria sono attese ancora temporali e forti piogge, pertanto in base alle previsioni del meteo per le prossime ore è stata prorogata l'allerta. Sul territorio della provincia spezzina l'allerta resterà di colore arancione sino alle 11 di domani, domenica 30 agosto, per poi essere declassata a gialla dalle 11 alle 13 sempre di domani. Presentati questa mattina a Sarzana i candidati spezzini di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali. Il partito di Giorgia Meloni è all'interno della coalizione che sostiene la candidatura di Giovanni Toti. Assente giustificata l'incontro Daniele Picetti, anche lui candidato di Fratelli d'Italia alle prossime regionali. Vediamo il servizio. Perché in regione abbiamo un problema di salute in questa provincia. Dobbiamo mantenere le risorse che abbiamo per quanto riguarda gli infermieri, i medici e i tecnici di laboratorio. Dobbiamo mantenere quello che abbiamo in attesa del nuovo contenitore che sarà il Felettino. Questo sarà un compito precipuo di chi andrà in regione. Gli obiettivi sono una maggiore attenzione al litorale, alla salute e alla sicurezza dei cittadini e un'attenzione maggiore ai beni culturali come è già stata data ma ancora migliorando. Ho accettato questa candidatura perché sento i valori di famiglia, lavoro e forti ideali all'interno di questo partito, quindi mi rispecchiano, sono un imprenditore, sono un formatore sportivo e metterò queste capacità al servizio della giunta uscente che sarà sicuramente riconfermata.
Mi candido in regione per Fratelli d'Italia, lavoro nell'ambito portuale, mi occupo di risorse umane e di formazione. Voglio portare le mie conoscenze, le mie competenze e la mia esperienza che ho maturato nel mondo del lavoro in regione. Gli uffici tecnici della provincia della Spezia hanno inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Liguria tutti gli atti con cui è stato approvato lo schema di convenzione per le opere infrastrutturali previste per il ponte di Ceparana. Contestualmente è in fase di definizione la convenzione tra Regione Liguria e la stessa provincia della Spezia per l'anticipazione di 3 milioni di euro che sono destinati al primo finanziamento dell'opera. Le procedure di gara dovrebbero iniziare entro fine anno, mentre si prevede a fine 2021 l'avvio dei lavori che dureranno circa 22 mesi. L'amministrazione sarzanese chiede al presidente della Consulta della Disabilità, che non si riunisce da quasi un anno, la convocazione di una riunione urgente. L'obiettivo è quello di raccogliere e condividere le istanze dei cittadini e di programmare le attività per arrivare quanto prima a dotare la città del piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui è ancora priva. Dal 31 agosto al 30 settembre al via il progetto Servizio Civile Universale a Sarzana. Il Comune organizzerà una manifestazione di interesse con l'obiettivo di selezionare associazioni del territorio che intendano collaborare alla promozione e alla realizzazione di attività di coprogettazione e gestione del Servizio Civile Universale. Si potranno candidare tutti gli enti che operano nell'ambito delle politiche sociali, educative, agricole ed estere, di protezione civile, del patrimonio ambientale e del patrimonio storico, artistico e culturale. Sono trascorsi oltre 4 mesi e ciò che resta del ponte di Albiano Magra, con tanto di furgone rosso, è ancora lì come un triste monumento all'assurdo. Lo sottolinea Paolo Bedini, presidente della CNA Massa Carrara, che evidenzia come si stiano perdendo mesi preziosi. Togliere le macerie del ponte adagiate sul fiume Magra, ribadisce la CNA, significa non solo prevenire problemi ambientali, ma soprattutto dare un segnale di speranza a tutti i cittadini e alle imprese che saranno concretamente avviati i lavori della ricostruzione di un ponte così essenziale e strategico. E vediamo ora, come ogni sabato, quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. I giovani di Pitelli e il loro parroco. Nella festa patronale presente il vescovo, lo struggente saluto a Don Giovanni Tassano. Grazie per il tuo esempio, non potremo dimenticare la tua mitezza tenace, la tua purezza, la tua fede. Anche da lassù farei di tutto per aiutarci. Il commosso saluto e il ricordo di Don Giovanni Tassano, che è uno dei sacerdoti che sono deceduti nei mesi scorsi a causa del coronavirus. A centropagina il corso per docenti di religione si terrà alla Spezia all'inizio di settembre. A fondo pagina invece il Festival di Venezia ricorda Padre Taddei. Numero speciale della rivista EDAV nel centenario della nascita del gesuita. E l'articolo di Spalla invece è dedicato all'azione cattolica a Carro. Gioia e sorriso per ripartire. Ed infine quella luce oltre il fiume. Proprio 110 anni fa, il 30 agosto 1910, lo scrittore Sam Benelli, tenendo a San Terenzo al Mare l'orazione funebre per Paolo Mantegazza, coniò la fortunata espressione «Golfo dei poeti». Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. La seconda serata della rassegna Percorsi in svolgimento a Santo Stefano Magra ha affrontato il tema dell'accoglienza con l'onorevole Pietro Bartolo, medico che per 30 anni è stato in prima linea a Lampedusa, e con Marco Aime, antropologo e docente dell'Università di Genova. Bartolo ha parlato non di problema ma di fenomeno migratorio, sollecitando i governi ad affrontarlo con lungimiranza. I migranti sono una risorsa, una ricchezza, un'opportunità, ha aggiunto Aime. Bartolo ha poi concluso: accoglienza, solidarietà, rispetto della vita non sono parole buoniste, sono i fondamenti dell'umanità.
L'appuntamento di questa sera con Anna Oliviero Ferraris a causa dell'allerta meteo è posticipato a domani 30 agosto alle 18.30 in Piazza della Pace. Sempre domani alle 21.30 l'ultimo appuntamento della rassegna vedrà protagonista il giornalista e scrittore italo-libanese Gad Lerner. Domani seconda giornata del festival Fino al cuore della rivolta mai più come prima al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. Dalle ore 17 Dario Vergassola racconterà le favole delle Cinque Terre, a seguire il Circolo Ribolle presenterà Ci vuole un fiore, le canzoni di Gianni Rodari. Dalle 20 alle 24 cena sociale, posti limitati e prenotazioni obbligatorie al numero 349 32 780 60. Sarà possibile assistere al festival anche in streaming sulle pagine social di Archivi della Resistenza. Un video e una brochure valorizzano gli itinerari subacquei da non perdere nell'area marina protetta delle Cinque Terre, perché anche sotto il mare c'è un universo da scoprire, ma deve essere fatto nel massimo rispetto della natura e della biodiversità. Difficile pensare che esista ancora qualcosa da scoprire nelle Cinque Terre. Eppure i fondali dell'area marina protetta sono un paesaggio sommerso relativamente poco conosciuto, ricco di bellezze e di biodiversità, ed immergersi lì significa sperimentare l'incredibile. Per valorizzare questo incredibile patrimonio e la sua fruizione consapevole attraverso i diving autorizzati, l'Ente Parco ha realizzato una brochure ed un video dedicati ai percorsi subacquei presenti nell'area marina protetta. La brochure sintetizza le attività consentite nell'area protetta, riporta su mappe ed illustra in sintesi i punti di immersione con un focus sulle specie protette che si possono incontrare. Il video invece è un concentrato di emozioni nel blu. Un vero e proprio tuffo dalle famose terrazze patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO nei fondali delle Cinque Terre. Tra falesie a strapiombo, baie, grotte ed anfratti, rifugio di specie animali e vegetali e diversi habitat ancora tutti da esplorare. Insomma, sei punti di immersione in cui sperimentare l'incredibile, come recita il claim del video. Le Cinque Terre sono un unico grande organismo vivente in cui terra e mare si fondono senza soluzione di continuità, sottolinea la presidente del parco Donatella Bianchi. Valorizzare il nostro mare, rivolgendosi al mondo della subacquea, suscitarne la meraviglia e il coinvolgimento fisico ed emotivo è utile per favorire l'interesse di un pubblico appassionato e attento alla natura, stimolando la salvaguardia di questi tesori spesso sconosciuti e lo sviluppo di un'economia blu sostenibile per l'uomo e l'ambiente. La guida ed il video sono realizzati nell'ambito del progetto GIREPAM, gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine. Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e Mangia Trekking hanno siglato un protocollo d'intesa per la promozione dei territori attraverso le attività di alpinismo lento. L'accordo, considerata la collaborazione dell'Associazione Mangia Trekking con il Parco Nazionale delle Cinque Terre e con i parchi regionali delle Alpi Apuane, di Monte Marcello, Magra Vara e di Porto Venere, rafforza l'unione tra i parchi del mare, delle valli e della montagna. Un'area vasta, patrimonio dell'UNESCO. Pubblicato il bando di concorso per 2.200 volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare. Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni non compiuti. A breve, accedendo al portale del Ministero della Difesa, nella pagina dedicata ai concorsi, sarà possibile consultare il bando per verificare i requisiti e modalità di partecipazioni e inoltrare la domanda online. Sono aperte le iscrizioni al corso Ricostruzione Unghie organizzato da Confcommercio. Il corso prevede 24 ore di lezione suddivise in una parte teorica ed una pratica. Ai partecipanti sarà garantita la fornitura del kit e sarà rilasciato l'attestato al superamento del test finale.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di Confcommercio La Spezia. Ottima prestazione per il pugile sarzanese Davide Martino, che ieri sera era impegnato a Piacenza contro il tenace avversario Ayman Karim, già campione regionale dell'Emilia-Romagna Youth e militante in prima serie. L'atleta della Boxing Class La Spezia, allenato dal tecnico spezzino Armando Bellotti, ha infatti condotto il match in maniera magistrale sui tre round con grinta e coraggio, imponendosi nei primi due, specie nel primo, con colpi scolastici ma efficaci. Nonostante la vittoria in due round su tre da parte di Martino, l'incontro si conclude con un verdetto di parità 30-30, in quanto nel terzo round un richiamo ufficiale dell'arbitro priva di un punto il sarzanese, che si era portato sul 31-30. È sfumata così la vittoria, ma il rientro da Piacenza è comunque positivo. Sarà una donna nella nuova stagione calcistica a dirigere i tornei organizzati dal settore giovanile dei Magrazzurri. Conosciamola nel servizio di Andrea Catalani. Dunque, Tamara, pensa te la responsabile o nuova responsabile dell'organizzazione dei tornei giovanili al Magrazzurri è una donna. Che ne dici? È una donna, e guarda, una donna, io sono contentissima di questa cosa, perché il calcio è prettamente maschile ancora, purtroppo. Invece il Magrazzurri ha dimostrato di avere la mente aperta, e quindi sono orgogliosa, tremo anche un pochino a dover affrontare questa cosa, però ci metterò tutta l'anima. Poi ho un paio di figure di riferimento femminili nel calcio che per me sono un'eccellenza, e quindi prenderò spunto da loro e andrò avanti cercando di fare il meglio. Comunque, dai, qualche embrione di conoscenza in merito l'hai già acquisito, vero? Magari a Sarzana, tu che dici? Sì, Sarzana è stata un banco proprio come un banco scolastico, no? Si comincia dall'inizio, si sale. Mio marito ha aiutato la Tarros a far crescere in modo esponenziale il torneo internazionale Tatain, e stando dietro di lui ho imparato tante cose, spero di aver imparato tante cose, spero di metterle in pratica qua, perché lo meritano. Sono una società per me eccezionale, perché è bastato un quarto d'ora di chiacchierata ed era già tutto fatto, quindi mi affiderò alle esperienze passate alla Tarros, soprattutto dietro a Stano, mio marito, che mi ha insegnato tanto, spero. Torna a radunarsi lunedì lo Spezia di Mister Italiano in vista della prossima stagione calcistica. Si attendono ancora novità per la nomina della nuova dirigenza aquilotta. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale. Neanche il tempo di festeggiare lo storico risultato e di godersi qualche giorno di riposo, che si torna già sul campo. Per lo Spezia inizia infatti la nuova stagione con il raduno fissato per lunedì, alla guida sempre Mister Vincenzo Italiano. Per quello che si sa al momento, a ritrovarsi non saranno però in molti, sia per quanto riguarda i giocatori, tra varie trattative da perfezionare e un mercato appena iniziato, sia per quanto riguarda i dirigenti dopo il clamoroso addio di Angelozzi. L'ufficialità sulla nomina di Mauro Meluso a capo dell'area tecnica non è ancora arrivata, anche se l'ex Lecce si è liberato dal contratto con i salentini. Continuano le voci sul direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti. Si attende una risposta dal diretto interessato. Sono ancora da definire anche le nomine del segretario generale e responsabile del settore giovanile. Raduno fissato dunque per lunedì, mentre il 2 settembre alle ore 12 verrà presentato il nuovo calendario. Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in esclusiva sul sito internet, sui social e sul canale YouTube di Lega Serie A. Per questa sera è tutto, grazie per la cortese attenzione. Io vi lascio le previsioni di Limet, il centro meteo per la Liguria. Un saluto da Simone Frattini di Limet. Il passaggio del fronte determinerà maltempo nella mattinata di domenica. A seguire, graduale miglioramento, ma sempre in un contesto variabile.
Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo per domenica 30 agosto in Liguria. Nelle prime ore del mattino, piogge e temporali anche di forte intensità interesseranno il settore centro-orientale. Da metà mattinata, graduale esaurimento dei fenomeni e ampie schiarite sul ponente. Nel corso del pomeriggio, possibilità di qualche nota instabile nell'entroterra, mentre troveremo cieli poco nuvolosi lungo le coste del ponente, generalmente nuvolosi sul centro levante. I venti saranno fino a forti da sud-ovest, con ulteriori rinforzi al largo. Il mare si presenterà molto mosso, fino ad agitato al largo e sul levante. Le temperature saranno in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Sulla costa i valori del mattino oscilleranno tra 18 e 23 gradi, mentre nell'interno tra 9 e 18 gradi. I valori massimi saranno compresi tra 19 e 26 gradi sull'intera regione. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com e inoltre vi ricordo di scaricare la nostra app gratuita LIMET.